La campionessa uscente Maria Sharapova conferma il pronostico, prenotando il suo posto nel quarto turno del torneo di Indian Wells. La russa domenica ha superato la francese Deschi col punteggio di 7-5-6-2. La numero uno del tabellone al primo torneo da febbraio ha sofferto un po', come dimostrano i quattro doppi falli contro un solo ace a favore e soprattutto il rapporto deficitario tra i 47 errori non forzati e i 24 colpi vincenti. Ma in fondo è comprensibile per una Sharapova che è stata fuori dalla mischia dal ritiro in semifinale del torneo di Tokyo per stiramento. Dopo aver superato Rugini e Deschi, il prossimo ostacolo per la russa è rappresentato dalla numero 15 del torneo, Vera Zvonareva. Anche la slovacca testa di serie numero 14, Daniela Antukova, raggiunge il quarto turno. A farne le spese purtroppo la nostra Francesca Schiavone, testa di serie numero 18, piegata a 6-2 al primo set e solo al tiebreak del secondo, dove la milanese ha ceduto per 7 punti a 3. Nel tabellone maschile il numero 1 britannico Andy Murray avanza senza troppi problemi contro il qualificato Wesley Monody. Ci è voluta poco più di un'ora di gioco per il 6-3-6-3 nel secondo turno. Il numero 13 del seeding ha messo in crisi l'avversario sudafricano grazie a una serie di ottimi colpi lungo tutto il match ed è molto soddisfatto. Sì, tutto bene, bene il servizio. Ed era il primo match outdoor dopo gli Australian Open. Così mi ci è voluto un po' prima di abituarmi alle condizioni all'aperto. Faceva un gran caldo, il sole picchiava e c'era anche un po' di vento. Quindi è stata dura, sono contento perché ho giocato bene. Fuori invece il numero 21, Mardy Fish. L'americano KO in 3-7 per mano di Paul-Henri Mathieu. Il francese avanza al terzo turno grazie alla vittoria 7-6, 4-6, 7-6.